Con una veste tutta nuova che ha già riscontrato un grande successo, i mercatini di Natale di Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento ad Arezzo attendono turisti e aretini fino all'Epifania. Un tripudio di colori e mercanzie, tutte espressioni del nostro miglior artigianato e della buona tavola italiana. Proseguono così fino alla zona del Prato tutte le iniziative della città del Natale. È indubbiamente molto bella, certo perde un po' l'autenticità del posto, però è meravigliosa, è un caleidoscopio di colori, veramente bella, complimenti. Al Prato, che si trova nella parte più alta della città, all'interno della fortezza Medicea di Arezzo, sarà ancora possibile salire sulla torre, l'attrazione principale, e ancora lo scivolo di ghiaccio, la pista del pattinaggio su ghiaccio, l'albero parlante, il planetario e il villaggio Lego, che sarà aperto fino al prossimo fine settimana. Che ci è piaciuto? Il villaggio Lego, lo scivolone. Lo scivolo di ghiaccio sì, molto divertente, anche con la mia bambina siamo stati ora. Abbiamo rimasto anche altre due corse che penso di utilizzarle a breve. Siamo venuti già un sacco di volte, è anche bello per passeggiarci, è molto più caratteristico. Ecco. Comunque tutto molto carino però. Siete saliti sulla torre? No. Ancora no. Insomma, dell'Epifania per andare. Esatto, sì.